Fratelli e sorelle in Cristo e amici, buongiorno. Tante benedizioni in Gesù Cristo, nostro unico Salvatore. Amen. Oggi iniziamo una serie di studi di 3 puntate importantissimi con la fine dei tempi, intorno all'adorazione oppure attorno al culto della Madonna. Cosa dice la Bibbia? Cosa dicono le scritture? Cosa dice la storia? Cercheremo di rispondere a queste domande per poter, in modo che ognuno di noi possa, sulla base di sta scritto, poter andare avanti nel suo cammino di fede. E prima di iniziare, vi invito a pregare con me. Padre, ti ringraziamo infinitamente per questo momento. Ti preghiamo di mandare su di noi il tuo Spirito Santo. Apri le nostre menti e i nostri cuori all'ascolto della tua voce, in Gesù Cristo, il nostro unico Salvatore. Amen. Come abbiamo detto, oggi tratteremo questo argomento importantissimo che abbiamo intitolato Il culto della Madonna, prima parte, le origini, la donna e il bambino. E beh, prima di iniziare cercheremo di fare una premessa, è che dobbiamo mettere i nostri sentimenti da parte. Noi tutti, la maggior parte di noi diciamo che abbiamo fatto questo percorso, oppure tantissimi di noi hanno vissuto in questa fede. E quello che abbiamo imparato è quello che cerchiamo di condividere con voi. Mettiamo i sentimenti da parte, seguiamo tutta la serie dalla prima puntata all'ultima puntata e poi alla fine facciamo le nostre scelte sulla base di quello che avremmo detto e sulla base del fatto che ognuno di noi andrà a cercare per indagare nella Bibbia per sapere qual è la perfetta volontà di Dio. Quindi parleremo del culto della Madonna, le origini, la donna e il bambino. Di solito quando si parla di questi argomenti, ad esempio anche della musica, c'è sempre qualcosa che cerchiamo di mettere avanti, i sentimenti, le emozioni. E quando io facevo delle domande, quando io condividevo ancora questa fede, quando facevo delle domande ai sacerdoti, ai dottori della legge, cosa mi rispondevano? È una questione di fede. Tu basta crederci. Puoi anche scegliere di non crederci, ma è una questione di fede. Ma io mi chiedevo, mi facevo sempre la domanda, ma cos'è la fede? Per me la fede no, era una cosa astratta che non si può spiegare. Quindi devo accettare così. Ma cosa dice la Bibbia? Ebrei 11, versetto 1 dice la fede è la certezza di cose che si sperano, la dimostrazione di cose che non si vedono. Ma quella fede basata sulla certezza di cose che si sperano e la dimostrazione di cose che non si vedono, comunque ha una base. Qual è la base? Risposta in Romani capitolo 10, versetto 17. La fede viene da quello che si sente e quello che si sente viene dalla parola di Dio. Quindi questa fede deve essere basata sulla parola e non su una cosa astratta che non riesco a capire, perché la fede è anche ragionevole in certi sensi. In quale senso? È che se non sono in grado di dare delle risposte, i motivi per cui io ho scelto Gesù invece di scegliere Mohammed o Buddha, significa che c'è un problema. Mi sono basato su certe cose, sulla fede, sulla parola di quello che si dice nella parola di Dio, per poter scegliere se servire Mohammed, Buddha o Gesù Cristo. Quindi, fratelli e sorelle, la fede è basata sulla parola di Dio. Quindi questa è la base della nostra meditazione, del nostro studio, della nostra serie che faremo insieme. Questa è la base.
E cerchiamo sempre di mettere i sentimenti da parte, perché quando io facevo tante domande, dicevano, c'era un'altra domanda, un'altra risposta che mi davano i sacerdoti. Cosa dicevano? Secondo te, potresti abbandonare tua madre dopo tutto quello che ha fatto per te? Non avresti qualche riconoscimento, qualche rispetto, qualche onore? Allora lì non sapevo cosa rispondere perché non leggevo la mia Bibbia. Quindi noi lasciamo i sentimenti da parte, perché quando diciamo già entriamo nei sentimenti, mettiamo la fede da parte e agiamo secondo le emozioni, secondo i sentimenti. Ma la fede non è un sentimento. La fede viene da quello che si ascolta e quello che si ascolta viene dalla parola di Dio. Quindi questo è importantissimo per il nostro cammino durante questa serie. E noi siamo arrivati in un certo momento della storia in cui ci sono state tantissime seduzioni. Come fare? Scegliere, fare i... Come poter non cadere nell'inganno? Vedremo quali sono le basi che ci ha dato il nostro maestro nella sua parola per non essere ingannati. Quindi parliamo delle origini della Madonna, della donna e il bambino di questo culto. E dobbiamo anche notare una cosa. Se andiamo nelle scritture, e prima anche di entrare nelle scritture, cercheremo di rispondere a questa domanda di quando è nato il culto verso la Madonna. Quando è nato il culto? Ci sono tante fonti, però cercheremo di prendere qualche fonte della Chiesa dominante, cioè la Chiesa Cattolica Romana. E per questo cercheremo di citeremo insieme San Ignazio di Antiochia, che dice nella lettera a Tralesi, cosa dice? Non ascoltate quando qualcuno vi parla al di fuori di Gesù Cristo, che proviene dalla stirpe di Davide, da Maria, che realmente fu generato, mangiò e beve, realmente fu perseguitato sotto Ponzio Pilato, realmente fu crocifisso e morì sotto lo sguardo del cielo, della terra e degli inferi, che realmente risuscitò dai morti. Ok, sembra un'affermazione bellissima, sì o no? Andiamo ancora a questionare, diciamo, a fare un'altra domanda a un'altra persona, Miletone di Sardi, che lui fa la sua omelia durante la Pasqua. Cosa dice? Questi sono i martiri, oppure anche i padri della Chiesa, un martire. Cosa lui dice? Cristo è colui che si incarnò in una vergine. È lui l'agnello sgozzato, è lui che fu partorito da Maria, la buona agnella. Fermiamoci un po' qua. Cosa dice Miletone di Sardi? Maria è la buona agnella. Lui dice bene che Gesù Cristo è l'agnello sgozzato. Ma come possiamo capire questa cosa? Se Gesù Cristo è l'agnello sgozzato e che dice che Maria è l'agnella, biblicamente ha un senso? Perché se ricordiamoci bene che in Giovanni capitolo 1 versetto 29, quando Giovanni Battista vede Gesù arrivare, lui dice ai suoi discepoli, puntando a Gesù, questo è l'agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. L'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo è Gesù Cristo. E tutto il servizio sacrificale di tutto quello che si faceva nel santuario, tutto il servizio fatto nel tempio, era una prefigurazione del sacrificio di Gesù Cristo alla croce. Ci sono altri agnelli?
nelle scritture, l'unico agnello, quando Abele fa la sua offerta, in Genesi capitolo 4, all'Eterno, è in ricordo, non in ricordo, in prospettiva dell'agnello, Gesù Cristo l'agnello di Dio. Quando Abramo offre suo figlio, vuole offrire suo figlio Isacco, è in prospettiva del sacrificio che sarebbe arrivato. Quando in Israele, in Egitto, il popolo di Israele, prima di uscire dalla terra promessa, dalla terra di Egitto, cosa fanno? Devono sgozzare l'agnello fra due sere. Gesù Cristo è morto fra due sere, come è scritto in Matteo capitolo 27, fra due sere. Questo era una profezia, in prospettiva dell'agnello perfetto, senza difetto. Ma vediamo qua che dice Maria la buona agnella. È scritto nelle scritture la buona agnella? Facciamoci due domande. Perché la fede viene da quello che si ascolta, e quello che si ascolta viene dalla parola. La fede deve essere basata sulla parola. E andiamo ancora. Continuiamo nel nostro cammino. Cosa dicono le scritture? Se andiamo insieme in Luca capitolo 24, in Luca capitolo 24, vediamo bene che Gesù Cristo parla di sé. In realtà le scritture parlavano di Gesù Cristo. Tutte le scritture, tutte le storie della Bibbia parlano di Gesù Cristo. Ogni storia della Bibbia è una storia in prospettiva del piano della redenzione tramite Gesù Cristo, nostro unico Salvatore. È per quello che quando i discepoli in Matteo, in Luca capitolo 24, quando sono sulla via di Maus, ricordatevi, sulla via di Maus, cosa succede? Questi discepoli rientrano, tornano ai loro affari che facevano prima, perché sono delusi di quello che è successo a Gerusalemme durante la morte di Gesù Cristo. Loro speravano in lui che avrebbero liberato l'Israele letterale dai Romani. Sono tristi e Gesù Cristo si avvicina a loro, iniziano a parlare. Gesù Cristo parla di loro, di lui nelle scritture. Ricordiamoci anche in Giovanni 5, prima di leggere Luca 24, in Giovanni capitolo 5, versetto 39, Gesù Cristo dice ai giudei: voi investigate le scritture, pensando di trovare in loro la vita eterna, ma sono loro che rendono testimonianza di me. Tutte le scritture parlavano di Gesù Cristo. Cosa dice Gesù Cristo ai discepoli sulla via di Maus? Andiamo a vedere in Luca capitolo 24. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Poi disse loro: queste sono le cose che io vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano compiere tutte le cose scritte di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Cioè, in tutto l'Antico Testamento, tutte queste cose parlavano di Gesù Cristo. La legge di Mosè, il Pentateuco, i cinque libri, i profeti e i salmi. Tutto l'Antico Testamento, ma il Nuovo Testamento è l'Antico Testamento rivelato, ma l'Antico Testamento è il Nuovo Testamento velato. Così si parla dell'Antico e del Nuovo Testamento. Quindi l'Antico Testamento e il Nuovo Testamento si completano. Non possiamo capire l'uno senza l'altro, perché sono i due testimoni. E vediamo ancora un'altra affermazione di Sant'Agostino, sempre un martire, un padre della Chiesa, che dice: la prima Eva concepì la parola del serpente e partorì disobbedienza e morte. L'altra, cioè Maria, concepì fede e gioia. Concepì fede e gioia. Dobbiamo notare una cosa, tutto questo sempre per innalzare la Vergine Maria al di sopra di quello che in realtà è. Per quale motivo?
vedremo il motivo, siate pazienti fratelli e sorelle in Cristo, ci arriveremo. In Genesi capitolo 3, perché lui fa allusione alla Eva, in Genesi capitolo 3, da 14 a 15, possiamo leggere insieme, allora Dio, il Signore, disse al serpente, poiché hai fatto questo, sarai il maledetto fra tutto il bestiame e fra tutte le bestie selvatiche. Tu camminerai sul tuo ventre e mangerai polvere tutti i giorni della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo e tu le ferirai il calcagno. In realtà, fratelli e sorelle in Cristo, questa storia è vera, sì, è verissima, è letterale, è accaduta veramente, perché se quella storia non è accaduta veramente, non avrebbe senso che Gesù sia il figlio di Adamo, perché se la storia non è reale, non è letterale, è una favola, non avrebbe senso, significherebbe che Gesù Cristo, anche lui, è una favola. E la nostra fede, la sua morte, la sua risurrezione, a cosa servirebbe? Quindi è importantissimo, perché anche io sono cresciuto in quella fede in cui si diceva, sì, la storia di Adamo ed Eva è una favola, non è una favola. Perché? Se andate voi, che siete a casa, se aprite le vostre Bibbie, in Luca capitolo 4, noterete che c'è la in Luca capitolo 3, anzi, noterete che c'è la genealogia di Gesù Cristo. Gesù Cristo era figlio di Giuseppe, come si credeva, come è scritto in Luca capitolo 3. Ma in realtà era figlio, poi vedete la genealogia, poi alla fine del capitolo si dice figlio di Adamo, figlio di Set, figlio di Noè, figlio di Metusala, figlio di Adamo. Quindi Gesù è della discendenza di Adamo. E in Matteo capitolo 1, Gesù Cristo, la genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Vediamo che se Adamo non è risuscitato, non è esistito realmente, Abramo non avrebbe senso di esistere. Noè sarebbe anche lui una storia, una persona fittiva, non vera. Abramo, Isacco, Giacobbe non sarebbero veri. Però notiamo bene che se diciamo questo, significa che annulliamo la Bibbia, non avremo più bisogno di leggere, ma questa è una trappola del nemico, perché quelle storie sono vere. In Atti capitolo 17, potete anche leggere a casa, notiamo bene che è scritto, Paolo dice che da tutti siamo sorti, da un solo uomo, da chi? Da Adamo. Quindi quelle storie sono verissime. Questa è una parentesi importantissima, perché anche io sono cresciuto in quella cosa, in quell'ambito. E in realtà questa storia di cui abbiamo parlato, ritorniamo alla nostra storia, in Genesi capitolo 3, la storia di Adamo ed Eva, quando Dio dice io porrò inimicizia fra te e la donna, quando lui si rivolge al serpente, fra tua progenie e la sua progenie, in realtà, come abbiamo detto, tutte le storie prefigurano la storia, il piano della redenzione, anche se la storia è vera. Perché se andiamo in Apocalisse, andiamo insieme in Apocalisse capitolo 12, da 1 a 5, possiamo leggere insieme, e un gran segno pareva e apparso in cielo. C'è un gran segno che appare in cielo, c'è una donna che è perseguitata da un dragone, che aspetta che la donna possa partorire per poter prendere il bambino. Ma chi è il dragone e chi è la donna? Non ci dà forse un'idea, perché la donna rappresenta la Chiesa. Se andiamo insieme in Seconda Corinzi, capitolo 2 Corinzi 11, versetto 2 e 3, possiamo leggere insieme, infatti sono geloso di voi, della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo.
ma temo che come il serpente sedusse Eva, dove cosa sta citando? Genesi capitolo 3, vedo? Genesi capitolo 3. Con la sua astuzia, così le vostre menti vengano corrotte e sviate dalla semplicità e dalla purezza nei riguardi di Cristo. Quindi cosa rappresenta la donna? La donna rappresenta la Chiesa. In Efesini capitolo 5, da 31 a 32, perciò l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola, una carne sola. Questo mistero è grande, dico questo riguardo a Cristo e alla Chiesa. Quindi la donna in Genesi capitolo 3, di cui abbiamo parlato, con la donna e il serpente, quando Dio dice io metterò in inimicizia fra te e la donna, in realtà lui parla della donna che è la Chiesa, e la progenie chi è? È Gesù Cristo. Quella progenie che si trova in Apocalisse capitolo 12, che deve essere divorato dal dragone, è Gesù Cristo. Quindi Gesù, quindi la donna rappresenta la Chiesa. In Apocalisse capitolo 12 si parla di questa donna rivestita di sole, con la luna sotto i piedi, con una corona di stelle sulla testa, 12 stelle. Quindi la donna, fratelli e sorelle, rappresenta la Chiesa. La donna non rappresenta la Madonna, la donna rappresenta la Chiesa. E cosa rappresenta il dragone? Chi è rappresentato dal dragone? Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana in Apocalisse capitolo 12, versetto 9. Il dragone è il diavolo e il serpente antico. Quando si parla di serpente antico, a cosa ci riferisce? A Genesi capitolo 3, dove il serpente ha sedotto la donna. Quindi la donna rappresenta la Chiesa. La donna rappresenta la Chiesa. E come è nato questo culto della donna e il bambino? Perché questo culto della donna e il bambino? Ovunque vediamo sempre questo culto della donna e il bambino. Come mai? Per questo dobbiamo andare in Genesi capitolo 10. In Genesi capitolo 10 possiamo leggere da versetti 8 a 10. E Cush ha partorito Nimrod, che cominciò a essere forte, potente sulla terra. Era molto potente cacciatore davanti a Dio, all'Eterno. Questo Nimrod, cosa è successo con lui? Nimrod è colui, se vi ricordate, Nimrod è colui che è l'istigatore della Torre di Babele, in Genesi capitolo 11. Qual era il proposito di quelli della Torre di Babele? Fare una torre fino in cielo per poter sfidare Dio. Perché Dio aveva già detto, io non farò più, distruggerò più la terra con il diluvio. Ma cosa hanno detto? Facciamo una torre fino in cielo, in modo che quando, anche se arrivasse un diluvio, saremo salvi. Ma cosa ha fatto Dio? Ha confuso le lingue e si sono sparsi sulla terra, come secondo la volontà di Dio. E questo Nimrod, secondo la storia, questo Nimrod è molto, diciamo che la maggior parte delle società segrete che si trovano nel mondo sono alla sua immagine, perché sappiamo che Nimrod era della discendenza di Caino, E cosa farà Lucifero? Cosa farà Satana?
Lui sa che Dio deve mandare, secondo il piano della redenzione, un figlio nato da una donna vergine. Visto che Satana anche lui conosce le scritture, le profezie, cosa farà? Cercherà di contraffare il piano della redenzione. È per quello che vedremo la donna e il bambino. Perché in realtà lui sapeva che Dio avrebbe mandato suo figlio nato da donna, nato sotto la legge, come scritto in Galati capitolo 4, da 4 a 5. Lui, sapendo questo, deve creare una confusione in tantissime culture, sempre per avere la gloria per sé. Perché ricordiamoci che in cielo Lucifero voleva essere adorato, come scritto in Isaia capitolo 14. Lui dice: innalzerò i miei troni al di sopra del trono di Dio. Quindi lui creerà questa storia di Nimrod, che avendo come sposa Semiramide, che in realtà sarebbe sua madre, loro hanno relazioni sessuali da chi nascerà questo. Quindi possiamo vedere perché lui cercherà sempre di contraffare il piano della redenzione anche nei film. Ci sono tante cose che vediamo. Come nel film Immortals, vediamo sempre un uomo che è metà uomo, metà divino. Nella Shock, non so come si dice in francese, in italiano ho trovato solo in francese, questo sempre, diciamo che sempre l'idea è sempre la stessa. Un po' come la storia di, come si chiama questo qua? Superman, questi uomini qua, metà uomo, metà divino. Per quale motivo? Perché Satana vuole creare nella mente dell'uomo la confusione. Vuole sempre creare nella mente dell'uomo la confusione. Motivo per cui, sapendo che Dio aveva questa storia ben stabilita, ben scritta, tramite i profeti, poter mandare suo figlio nato da donna, noteremo che in tante culture ci sarà sempre questa donna con un bambino. C'è la madre di Tiana. Abbiamo sempre la donna con il bambino in tantissime delle culture. La madre di Tiana era Iside con il bambino Horus. Come possiamo vedere nella prima immagine, sulla sinistra, sulla mia sinistra, cioè sulla vostra destra. In India la madre era Devaki e il bambino Krishna. In Asia erano conosciuti come Cibele e Deus. Nella Roma pagana come Fortuna e Giove, più il fanciullo. In Grecia come Cerere, la grande madre col bambino al seno, come potete vedere sulla vostra sinistra, che è la mia destra. O come Irene, la dea della pace, con il figlio fiuto tra le braccia. Vediamo che in tante culture, fratelli, c'è sempre questa cultura della donna con il bambino. E vediamo, come per caso, la Madonna con il bambino. E chi riceve la gloria, chi è degno di adorazione, vedremo nella seconda parte della nostra puntata, chi è degno di adorazione. Il bambino rimarrà sempre bambino, non crescerà mai, si parlerà sempre del bambino Gesù, il nostro bambino Gesù. Rimane sempre nella culla, bambino, non cresce mai. Per quale motivo? E noteremo che questo, anche a questo paganesimo, i discepoli hanno dovuto confrontarsi. Se andiamo nel libro degli Atti, capitolo 19, da 23 a 27, leggiamo insieme. In quel periodo vi fu un gran tumulto a proposito della nuova via, perché un tale di nome Demetrio, orefice, che faceva
tempietti di Diana in argento, procurava non poco guadagno agli artigiani. Riuniti questi e gli altri che esercitavano il medesimo mestiere, disse: «Uomini, voi sapete che da questo lavoro proviene la nostra prosperità, e voi vedete e udite che questo Paolo ha persuaso e sviato molta gente non solo a Efeso, ma in quasi tutta l'Asia, dicendo che quelli costruiti con le mani non sono dei. Non solo vi è pericolo che questo ramo della nostra arte cada in discredito, ma che anche il tempio della grande dea Diana non conti più e che sia perfino privata della sua maestà colei che tutta l'Asia e il mondo adora». Hanno dovuto anche i discepoli Paolo confrontarsi con queste stesse cose, con la dea Diana. Era una sorgente di guadagno, e per quello hanno cacciato via Paolo da lì, perché loro facevano delle piccole statue per vendere. Non so se vi è già, l'avete già notato, tante piccole statue da Maria con la Madonna con il bambino si vendono, i santi si vendono sempre per il guadagno. Ma se qualcuno arriva, voi arrivate e dite questo non si può fare, diventerete come Paolo, nemico, perché voi vi opponete al loro guadagno, perché loro vogliono solo i soldi, la salvezza non interessa loro. E quindi la storia si ripete. Andiamo ancora nella Bibbia, nella parola, e vediamo cosa accade ai figli di Israele. In Deuteronomio capitolo 7, da 1 a 7, possiamo leggere: «Quando il Signore, il tuo Dio, ti avrà introdotto nel paese che vai a prendere in possesso e avrai schiacciato molti popoli, gli Ittiti, i Girgasei, gli Amorei, i Cananei, i Ferisei, gli Ivei e i Jebusei, sette popoli più grandi e più potenti di te. Quando il Signore, il tuo Dio, ti avrà dati in tuo potere e tu li avrai sconfitti, tu li volterai allo sterminio. Non farai alleanza con loro e non farai loro grazia. Non ti impatterenterai con loro, non darai le tue figlie ai loro figli e non prenderai le loro figlie per i tuoi figli, perché distolerebbero da me i tuoi figli che servirebbero dei stranieri e l'ira del Signore si accenderebbe contro di voi e lì ben presto vi distruggerebbe. Invece, versetto 5, farete loro così: demolirete i loro altari, spezzerete le loro statue, abbatterete i loro idoli d'astarte e darete alle fiamme le loro immagini scolpite. Questo è quello che dice l'Eterno al suo popolo Israele. E Dio è uno, Dio non cambia, la sua volontà è sempre la stessa. Quando lui dice voi distruggerete queste statue, in realtà sta ripetendo il secondo comandamento che si trova in Esodo capitolo 20. Quando lui dice io sono il Signore Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, non avrai idea di fuori di me, non ti farà sculture, statue di cose che sono sul cielo, in cielo, sulla terra, sotto il mare, non ti inchinerà davanti a loro. Questo è il comandamento di Dio. Ma il popolo di Israele, come noi, cosa ha fatto? Ha seguito il comandamento? No, c'erano molti di loro che facevano le cose che si fanno oggi, Astarte, sempre con il bambino, la donna con il bambino. Andiamo ancora a vedere nei Giudici 10, versetto 6. I figli di Israele continuarono a fare ciò che è male dagli occhi del Signore e servirono gli idoli di Baal e di Astarte,
gli dei della Siria, gli dei di Sidon, gli dei di Moab, gli dei degli Ammoniti e gli dei dei Filistei. Abbandonarono il Signore e non lo servirono più. Queste immagini ci allontanano dal vero Dio, anche se pensiamo che tramite loro adoriamo il vero Dio. No, Dio non, questa non è la sua volontà. E possiamo notare che Salomone, il più ricco di Israele, cosa aveva fatto? Ha portato il popolo nell'idolatria. Chi è più stato più saggio di Salomone? Ma dal momento in cui Salomone ha iniziato a essere saggio ai suoi propri occhi, è diventato come una bestia. Ha iniziato a fare l'idolatria. Quindi non dobbiamo affidare la nostra fede nelle mani di quelli che ci dirigono. No, non dobbiamo affidare solo in Gesù Cristo e seguire la sua parola. E se quelli che ci dirigono non seguono la parola di Dio, dobbiamo rimproverare loro quando ci è data l'opportunità, con disciplina e con amore. Sì, sicuramente. Cosa ha fatto Salomone? Possiamo vedere cosa ha fatto Salomone. Se leggiamo, Salomone è andato, si è sposato con le donne e le figlie di altre tribù. Poi possiamo vedere al versetto 5, Salomone seguì Astarte, divinità dei Sidoni, e Milcon, l'abominevole divinità degli Ammoniti. Versetto 8, fece così per tutte le sue donne straniere, le quali offrivano profumi e sacrifici ai loro dei. Quindi questo è quello che ha fatto Salomone. E notiamo anche in Ezechiele capitolo 8, cosa fa il popolo? Quando Dio conduce Ezechiele, vede quello che fa il popolo di Israele, nella casa del Signore. Mi condusse all'ingresso della porta della casa del Signore, che è verso settentrione, ed ecco, là sedevano delle donne che piangevano Tammuz. Chi è Tammuz? Chi è Tammuz? Questa è una bellissima domanda. Chi è questo Tammuz? Questo Tammuz sarebbe il frutto Semiramide. Per poter ben spiegare, Semiramide era la madre. Tammuz era il figlio nato in modo sovrannaturale. Da chi? Semiramide, ricordiamoci in Genesi capitolo 11, Nimrod. Perché Nimrod con Semiramide, secondo la storia, il figlio e la madre si mettono insieme per dare un figlio di nome Tammuz. Ma questo nome, questo figlio, viene in realtà in modo sovrannaturale. In quale modo? Perché loro dicono Nimrod morì, salì in cielo e divenne il Dio Sole. Divenne Dio Sole. Nimrod. E sua madre, la Dea Luna. Sole e Luna, non vi fa ricordare qualcosa? Ci sono in tantissime tribù, in tantissime religioni, c'è sempre questa immagine, non è del Sole e della Luna insieme, ma questo ci riporta molto lontani nel passato. Si ricorda dove è nato il vecchio ordine mondiale. La luna e il sole. Loro dicono, secondo la leggenda, allora, secondo la storia, da allora la loro unione è nato Tammuz di modo sovrannaturale. Che non assomiglia a qualcosa?
una storia di cui stiamo parlando, di Gesù e della Madonna e del bambino, Satana, sapendo che Gesù sarebbe venuto, come abbiamo detto, deve contraffare il piano della redenzione. Deve contraffare il piano della redenzione, non si ferma lì. Possiamo leggere in Geremia capitolo 7, Geremia capitolo 7, versetto 18-19. Non vedi ciò che fanno nelle città di Giuda e nelle vie di Gerusalemme? I figli raccolgono legna, i padri accendono il fuoco, le donne impastano la farina per fare delle focacce alla regina del cielo e per fare libazioni agli altri dei per offendere. A chi facevano? Le donne impastavano la farina per fare delle focacce a chi? Alla regina del cielo. Questo era già successo nel popolo di Israele letterale, perché noi siamo l'Israele spirituale. In Geremia, Dio rimprovera già il popolo per il fatto che adorano la regina del cielo. Qual è il rapporto con i nostri tempi? La Madonna non si è autoproclamata regina del cielo? Sì, andate a cercare la documentazione anche su internet. Scrivete solo regina del cielo. La Madonna regina del cielo, vedrete tutto quello che compare. La regina del cielo. E tutta l'Ucraina, tutta l'Europa è stata affidata nelle mani della regina del cielo, dal Papa Francesco. Questa regina del cielo chi è? E non è secondo la volontà di Dio. Come abbiamo visto in Geremia capitolo 7. Lui è contro la regina del cielo, contro l'adorazione alla regina del cielo. Possiamo anche vedere, se andiamo anche su Wikipedia, potete anche voi documentare. Vediamo bene, nel cattolicesimo romano, il titolo di regina del cielo viene quindi ereditato da Maria Regina, come potete vedere allo schermo. Regina dei cieli. È biblico o non è biblico? La fede viene da quello che si ascolta e quello che si ascolta viene dalla parola di Dio. La mia fede deve essere basata su quello che Dio ha detto nella sua parola. Se no, la mia fede non sarà autentica. La mia fede non è la fede che mi salva. Quindi in cosa crediamo è importantissimo. Possiamo trascorrere tanto tempo a fare le Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. In realtà, a chi facciamo queste preghiere? A chi le facciamo? Alla Regina del Cielo? Alla Regina dei Cieli? Abbiamo visto che Dio è contro. Quindi non stiamo operando secondo la volontà di Dio. A chi facciamo queste queste adorazioni? Perché qualcuno dirà, non adoriamo Maria, facciamo solo un rispetto, un onore, però preghiamo. E la preghiera è un segno di adorazione. La preghiera è un segno di adorazione. Se faccio Ave Maria, 100 Ave Maria, 1000 Ave Maria, un Ave Maria, sto adorando. Chi sto adorando? È Dio o è Maria? Ne parleremo nella seconda parte, per chi è degno di adorazione. E poi andiamo avanti nel nostro studio verso la fine, noteremo che Pietro dice nella sua parola, nella sua lettera ai suoi fratelli che sono a Roma in cattività, in prigione, lui scrive: la chiesa che è in Babilonia. Se andate in 1 Pietro capitolo 1, vedrete bene che Pietro scrive la lettera a quelli che si trovano, che sono dispersi, come dispersi nel territorio, in prigione. E poi qua, al capitolo 5, versetto 13-14, dice: la chiesa che è in Babilonia, ciò che è a Roma, eletta come voi, vi saluta. Anche Marco, mio figlio, vi saluta,
Salutatevi gli uni gli altri con un bacio d'amore fraterno. Pace a voi tutti che siete in Cristo. Perché Paolo, Pietro aveva già capito chi rappresenta questa chiesa. Lui capisce che è Babilonia. E questo, in Apocalisse capitolo, in Apocalisse abbiamo due donne. Una donna in Apocalisse capitolo 12, questa donna rivestita di sole, che è la giustizia di Cristo, con la luna sotto i piedi, con una corona di stelle, 12 stelle sulla testa, che deve partorire un figlio, che è Gesù Cristo, che è Gesù Cristo. E in Apocalisse capitolo 17 abbiamo un'altra donna, una prostituta, che ha dato del suo vino a tutti gli abitanti della terra. Possiamo leggere in Apocalisse, in Seconda Corinzi prima, capitolo 6, versetti da 14 a 17, vediamo la raccomandazione di Dio. Non vi mettete con gli infedeli sotto un giogo che non è per voi. Infatti che rapporto c'è fra la giustizia e l'iniquità? O quale comunione fra la luce e le tenebre? E quale accordo fra Cristo e Belial? O quale relazione c'è fra i fedeli e gli infedeli? E che armonia c'è tra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi siamo infatti i tempi del Dio vivente, come disse Dio, abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene. Separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro, e io vi accoglierò. Questa donna di Apocalisse capitolo 12 è diversa dalla donna di Apocalisse 17 che ha dato da bere del vino della sua prostituzione a tutte le nazioni della terra. E il vino cos'è? È ubriaca. Il vino è la dottrina. Ha dato della sua dottrina, ha fatto ubriacare tutti i re della terra con il suo vino, che è la sua dottrina. Io, quando vedo questo, personalmente vorrei far parte della prima donna, che è la Chiesa pura, bella, con insegnamenti puri. Dio mi dice separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro, e io vi accoglierò. Abbiamo bisogno della dottrina vera, perché l'insegnamento è basato, deve essere basato sulla parola, e la mia fede deve essere basata sulla parola. Se no, mi troverò a far parte di quella donna che non ha niente a che vedere con la donna, la sposa di Cristo. Questa è la fine della prima parte della donna e il bambino. La contraffazione, come il nemico ha cercato di contraffare il piano della redenzione. E adesso l'adorazione a chi è data? Al bambino o alla donna che porta il bambino? Questo sarà il proposito, l'obiettivo, il succo, diciamo, l'argomento, volevo dire, del nostro prossimo studio, nella seconda puntata. Che Dio vi benedica e vi riempia del suo spirito, in Gesù Cristo, il nostro unico Salvatore. Amen.